Stato quotidiano 3 giugno 2014, siamo con l'avvocato Giovanni Pio De Giovanni del Foro di Foggia. La rubrica è quella dell'avvocato risponde, che ci ha accompagnato anche nelle scorse settimane. Questa settimana un lettore pone l'attenzione sul tema della sanità, anzi sulla mala sanità, chiedendo, inviando, ricordiamo, l'indirizzo è segreteria@statoquotidiano.it, questa domanda all'avvocato Giovanni Pio De Giovanni: quale tutela è prevista in ambito civile per l'ipotesi di responsabilità medica? Il nostro lettore solleva una questione estremamente delicata. La responsabilità del medico può essere valutata sotto diversi profili e la condotta medica può generare responsabilità e in sede civile e in sede penale. Questa sera parleremo della responsabilità medica in sede civile, che è l'aspetto che mi compete. Innanzitutto bisogna verificare e suggerire al nostro lettore di approfondire se sussista realmente un errore medico. Per fare questo, il primo passaggio è quello di rivolgersi al medico legale che, attraverso l'esame dell'iter clinico, attraverso l'esame della documentazione, delle cartelle cliniche e di quant'altro, dovrà stabilire se i sanitari che hanno avuto in cura il suo parente, purtroppo deceduto, abbiano commesso degli errori. Si parla di errore medico e quindi di responsabilità medica quando la condotta del medico possa essere qualificata imprudente, imperita, ovvero negligente. Se la relazione medico-legale di parte, cioè la relazione che farà il medico legale interessato, dovesse evidenziare dei profili di responsabilità, allora sarà compito dell'avvocato indicare la strada processuale più corretta per chiedere tutela. Questo perché la responsabilità medica in sede civile consente di proporre una domanda risarcitoria, quindi consente alla parte interessata, ovvero ai congiunti della vittima, di chiedere ed ottenere un congruo risarcimento del danno. Ecco, ma c'è possibilità di andare a citare in un'azione appunto, come dico, solo il medico o la struttura o il personale sanitario? Quali sono i soggetti da citare in questo caso? In realtà potrebbero essere tutti citati nel giudizio. Innanzitutto bisogna comprendere se si debba procedere con il giudizio ordinario oppure se vi siano i presupposti per svolgere un accertamento tecnico preventivo. Quest'ultimo rappresenta una procedura molto più snella, attraverso la quale si arriva alla nomina in prima battuta di un consulente tecnico d'ufficio, di un CTU come si dice tecnicamente, cioè di un ausiliario del giudice che sarà un medico, solitamente un medico legale, che dovrà elaborare e depositare una perizia, una CTU, una consulenza tecnica d'ufficio per stabilire se vi siano stati o meno errori nell'iter clinico. La seconda strada da seguire è una seconda strada possibile è quella dell'atto di citazione e quindi della causa ordinaria. Nel fare queste procedure, sia in sede di accertamento tecnico preventivo, sia in sede di giudizio ordinario, l'avvocato valuterà se citare il medico, ovvero i medici che hanno avuto in cura la persona deceduta o la persona che si ritiene lesa, danneggiata, ovvero la struttura medica, ovvero tutti. In realtà non è strettamente necessario fare un'azione ad personam, cioè non è assolutamente necessario citare il medico o gli infermieri o comunque il personale sanitario. In linea generale è sufficiente fare la citazione, se si ritiene di dover fare il giudizio ordinario, nei confronti della struttura medica. Questo perché la struttura medica ha una responsabilità per l'operato dei propri dipendenti e collaboratori, e questo perché solitamente la struttura medica è anche coperta da un'adeguata assicurazione che consentirà in ogni caso, nel caso in cui cioè si accerti la responsabilità dei sanitari, di ottenere il risarcimento del danno. Ecco, proprio quanto riguarda il danno e la quantificazione, il lettore chiedeva questo, avvocato: come si quantifica il danno dell'errore medico nell'ipotesi di decesso del paziente e come invece nella diversa ipotesi di danneggiato superstite?
E il nostro lettore solleva anche qui una questione delicatissima. Dobbiamo rifarci per la quantificazione del danno alle tabelle di Milano, cioè alle tabelle elaborate dal Tribunale milanese e in particolare da quello che viene definito come osservatorio permanente presso il Tribunale di Milano. Queste tabelle nel tempo hanno assunto una portata tale da essere ritenute applicabili a livello nazionale. Questo lo ha chiarito di recente anche la Suprema Corte di Cassazione con una importante sentenza del 2011. Quindi dobbiamo guardare queste tabelle se vogliamo comprendere come si arrivi alla quantificazione del danno. Parliamo del danno non patrimoniale perché bisogna valutare singolarmente i casi e tenere in considerazione che possiamo chiedere in questa sede tanto il danno patrimoniale quanto il danno non patrimoniale. Per quanto riguarda quest'ultima voce di danno, nell'ipotesi di decesso, i parenti, gli stretti congiunti, potranno chiedere quello che la giurisprudenza ha definito come danno da perdita di redazione parentale. Questo danno viene quantificato sulla base delle precitate tabelle di Milano che prevedono degli scaglioni con riferimento ai singoli congiunti. Facciamo un esempio per intenderci: se fosse deceduto il genitore del nostro amico che ci pone il quesito, dovremmo prendere come punto di riferimento lo scaglione elaborato per l'ipotesi appunto della morte del genitore, che ad oggi, nel 2014, varia da un minimo di 160.000 euro circa ad un massimo di 320.000 euro circa. Questo per avere un parametro di riferimento. E questo è quello che viene definito danno non patrimoniale, quello che un tempo veniva comunemente chiamato danno morale. A questo naturalmente poi andrà sommato il danno patrimoniale, ma per il danno patrimoniale bisognerà valutare il caso specifico. Se ad esempio il defunto fosse stato in vita un lavoratore dipendente piuttosto che un imprenditore, allora i parametri di calcolo saranno diversi. Per l'imprenditore, ad esempio, si dovrà far riferimento alle sue capacità reddituali e dimostrare che i congiunti vivevano di quel reddito. Quindi diciamo che esistono delle linee generali di riferimento, ma ogni caso va valutato singolarmente. Ecco, ma esiste, è stato fissato un termine di prescrizione per l'azione civile da parte di... Certamente il nostro ordinamento appresta un termine di prescrizione anche per questo tipo di tutela. Il nostro ordinamento prevede per tutte le fattispecie un termine di prescrizione. In questo caso abbiamo un termine piuttosto ampio, ossia un termine decennale, perché la prescrizione in questa materia viene ricondotta ad una fattispecie contrattuale. Mi spiego meglio. Secondo la giurisprudenza, il contatto con la struttura ospedaliera determina quello che viene qualificato come contatto sociale, cioè determina la instaurazione di un rapporto di tipo contrattuale tra l'utente della struttura, la struttura e i sanitari. Quindi, trattandosi di responsabilità contrattuale, dovrà applicarsi il principio generale previsto dal nostro ordinamento per quel tipo di responsabilità, che è appunto di ordine decennale. Ecco, per concludere, l'ultima domanda che poneva il nostro lettore, ricordiamo, per questo tema sulla sanità, nell'ambito della rubrica Avvocato Risponde, è la legge Balduzzi, ovvero la legge 189-2012 di conversione del decreto legge 158-2012, cosa ha cambiato rispetto al giudizio civile di responsabilità della condotta medica? Veniamo alla nota dolente. La legge Balduzzi in realtà ha complicato notevolmente la situazione. Una legge che complica il quadro dell'interprete, perché in realtà è una legge che è stata introdotta in maniera molto frettolosa e che non ha tenuto conto in maniera adeguata, a mio sommesso parere, dell'attuale quadro giurisprudenziale di riferimento. La legge Balduzzi in realtà dovrebbe riguardare soltanto l'ambito penale. Questa norma introdotta nel 2012, tra l'altro introdotta con un decreto legge, cioè con la decretazione d'urgenza poi convertita con legge, la legge 189 del 2012, sostanzialmente ha voluto porre un argine alla responsabilità penale del medico. Tuttavia, nell'articolo 3 di tale legge,
nella seconda parte viene introdotto un riferimento al giudizio civile, meglio alla responsabilità civile, all'articolo 2043 del codice civile. Senza entrare nei tecnicismi puri, mi preme evidenziare che questa norma ha creato ora dei problemi di interpretazione relativi alla natura contrattuale o extracontrattuale della prestazione medica e quindi ha introdotto dei dubbi sul termine di prescrizione e sull'onere della prova. Ho appena detto che la prescrizione per la responsabilità medica in sede civile è da sempre considerata di tipo contrattuale, quindi è decennale. Se noi dovessimo dare una lettura restrittiva della norma ora menzionata, cioè della norma introdotta con la legge Balduzzi, secondo certi interpreti dovremmo arrivare invece alla diversa conclusione che nel nostro ordinamento sarebbe stata introdotta per la responsabilità medica una forma di responsabilità extracontrattuale e quindi questo determinerebbe un mutamento e del termine di prescrizione che da decennale diventerebbe quinquennale e sul piano probatorio in ambito processuale, poiché mentre nella responsabilità contrattuale, che io ritengo essere ancora in vigore in questo momento, nonostante la legge Balduzzi, l'onere della prova è a carico del medico, cioè si verifica quella che tecnicamente definiamo inversione dell'onere della prova, nella diversa ipotesi, cioè nella ipotesi di interpretazione restrittiva della norma in questione, se cioè aderissimo all'ipotesi di una responsabilità extracontrattuale, dovremmo arrivare alla conclusione non solo che siamo in presenza di una prescrizione quinquennale, ma anche che vi sarebbe un diverso onere della prova e quindi un ribaltamento della prova a carico del danneggiato. D'accordo, allora ringraziando l'avvocato Giovanni Pio del Giovanni del Foro di Foggia nell'ambito, ricordiamo, di questa rubrica che si chiama L'Avvocato Risponde su Stato Quotidiano, l'indirizzo da contattare per le prossime settimane per un nuovo tema è segreteria@statoquotidiano.it. Buonasera, azione di Stato, grazie. Buonasera a voi, grazie.